Adesso di un evento che andrà in onda questa sera alle 20:30 sul nostro canale, la tappa milanese di 10 piazze per 10 comandamenti. Momento di riflessione sul terzo comandamento che prevede, lo sappiamo, il riposo nel lavoro, nelle festività. Ci colleghiamo in diretta con il capoluogo lombardo, dove per noi c'è Luciano Piscaglia in compagnia di Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito Santo, un movimento promotore dell'iniziativa. Bentrovati, a voi la linea. Buonasera, buonasera da Piazza Duomo, una Piazza Duomo che si sta riempiendo, è stata aperta proprio pochi istanti fa e si sta riempiendo in ogni ordine di posti. Una Piazza Duomo che si sta preparando, fervono gli ultimi preparativi e tra poco più di un'ora e mezza inizierà questa serata milanese 10 piazze per 10 comandamenti. Una serata di festa, una serata di spettacolo, una serata di riflessione, una serata anche di testimonianze. Attesi in piazza il cardinale Angelo Scola, attesi i rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo della cultura, della politica, della società civile, atteso e molto anche un messaggio, un videomessaggio inviato da Papa Francesco che sarà proiettato nel corso della serata. Come dicevate, una serata dedicata al terzo comandamento: ricordati di santificare le feste. Perché, Martinez, questo comandamento in questa piazza? E in questa città, per ricordare che l'uomo non è soltanto lavoro. E se ci sono dei giorni feriali è necessario riscoprire anche i festivi, è qui il senso della festa. Santificare nel senso di separare, di tenere in qualche modo distinto da ciò che è l'ordinario, eppure recuperare il concetto vero, il significato vero del riposo, e cioè creativo, degli affetti, dell'amore, del tempo speso per gli altri. Non una domenica, non una festa come riparo, come recupero dei giorni feriali, ma riempita di significati, di attese, di memorie. Il verbo ricordare ci impone anche in questa città di ricordare le memorie sociali, affettive che fanno grandi ancora la storia del nostro paese. Grazie, quindi questo è il programma per la serata, appuntamento a tutti alle 20:30, per ora da Piazza Duomo, buona serata.